a tutti e bentornati su Diario d'Orchidee. Io sono Micaela, un'appassionata di orchidee, e su questo canale troverete tanti consigli e il mio diario di coltivazione, diciamo i metodi che utilizzo io principalmente per coltivare le mie orchidee. Nella scorsa settimana abbiamo parlato di Cattleya ed ho scoperto un substrato veramente molto interessante a base di inerti tramite lo shop di Viviana, lo Scrigno di Nebbia. In questo video vi parlerò della coltivazione delle Cattleya in inerti, faremo dei rinvasi e soprattutto faremo un piccolo esperimento con le Phalaenopsis. Vi svelo subito la ricetta di questo substrato che trovo veramente molto interessante. È composto di carbone, pomice, zeolite, lana di roccia e un pochino di bark. Le percentuali all'incirca sono pomice, carbone, lana di roccia in parti uguali, una piccola percentuale di zeolite, circa il 7%, e un 10% di bark. Le radici delle Cattleya sembrano amare veramente tanto questo tipo di substrato. Non si deteriora con il tempo, non si deteriora con le innaffiature e soprattutto ha una particolare capacità molto interessante. La zeolite è una pietra vulcanica, viene frammentata in piccoli pezzi e mischiata insieme al substrato. Questa zeolite è veramente molto interessante perché ha ottime capacità di scambio cationico. Non riesco a spiegarvi in modo scientifico, comunque con un linguaggio corretto, quali siano le proprietà di questo scambio cationico, ma vi posso dire che si tratta praticamente di un assorbimento, quindi uno scambio tra l'acqua e il minerale e la roccia, per cui questa roccia riesce a trattenere i sali, ad esempio quelli della concimazione, e poi li cede gradualmente nel corso delle bagnature. Ne ha parlato molto bene anche il signor Pozzi in uno dei suoi ultimi video che vi consiglio di andare a guardare, l'Orchideria di Morosolo, perché il signor Pozzi ha veramente una conoscenza vastissima delle orchidee. Io mi affido molto alle sue indicazioni e seguo molto il suo canale, quindi ve lo consiglio davvero. E in questo video è di forse di una settimana fa circa. Lui faceva vedere le proprietà della polvere di zeolite, quindi è una sorta di talco che voi potete diluire nelle bagnature e poi spruzzare sulla pianta e sulle foglie. La particolarità della zeolite è che ha tutte queste parti frammentate, diciamo, che danno fastidio agli insetti, quindi è una superficie non piana, ma piena di porosità, di avvallamenti, di punte, e questo suo essere così spigolosa dà fastidio agli insetti, quindi è utilizzata tanto anche per la lotta biologica contro gli insetti, quindi può essere anche in forma in polvere, può essere diluita nell'acqua e spruzzata sulle foglie. Quella che vi faccio vedere io oggi invece è una zeolite in granuli tra i 2 e i 7 mm che potete utilizzare proprio per il substrato. Abbiamo parlato delle zeolite, ora parliamo del carbone. E il carbone potete utilizzare anche quello che si usa normalmente per accendere il barbecue, diciamo. L'importante è che verifichiate che sia una tipologia di carbone che non contiene elementi chimici per favorire l'accensione della fiamma, quindi deve essere un carbone biologico, diciamo, naturale, non trattato. Il carbone lo potete spezzettare, anche quello va nel substrato. Poi la pomice, quindi sempre una pietra vulcanica, leggera, porosa, anche questa ha un'ottima conducibilità. La lana di roccia, che potremmo immaginarla come se fosse sfagno, quindi diciamo un materiale che riesce ad assorbire tanta acqua, riesce ad immagazzinarne una grandissima quantità, può moltiplicare il suo volume di decine e decine di volte raccogliendo quest'acqua, e anche lei poi la cede lentamente alle radici, proprio come fa lo sfagno. Ma la qualità maggiore della lana di roccia è che anche questa, essendo un minerale, è un inerte, quindi non è soggetto a decomposizione. Il problema che ho riscontrato nella coltivazione delle mie orchidee, adesso sono circa 8 anni che coltivo orchidee, è che a volte devo andare a disturbare la pianta con un rinvaso anche quando questa pianta sarebbe in buona salute. Vi faccio un esempio.
Ad esempio, questa Phalaenopsis, che è rimasta in fiore per tantissimo tempo, ha fatto degli steli uno in successione all'altro e poi ha proseguito la fioritura dagli steli. È un ibrido di Phalaenopsis silvergrube per javanica. E rimandavo sempre il rinvaso, lo rimandavo perché mi dispiaceva disturbare la fioritura che era così bella. Alla fine è successo che all'interno del vasetto alcune radici sono marcite proprio a causa della decomposizione del substrato. Il bark e lo sfagno si sono rovinati, lo sfagno è diventato praticamente idrorepellente, ha assunto una colorazione bruna perché si è caricato di sali. E ha iniziato a deteriorarsi e questo causa anche problemi a livello radicale. Qui vi faccio vedere. Qui potete vedere il substrato che ha formato delle palline di muffa. Queste qui possono danneggiare seriamente le radici. Questo substrato va assolutamente cambiato. Mi dispiace disturbare la pianta perché, se non fosse stata per colpa del substrato in decomposizione, avrei potuto tranquillamente lasciarla in questo vasetto senza doverle far attraversare il trauma di un rinvaso. Il rinvaso è sempre traumatico per una pianta, soprattutto quando parliamo di orchidee epifite. Per loro è come se la pianta, l'albero su cui vivono, fosse caduto o fosse morto, quindi è una situazione in cui la pianta potrebbe bloccare la sua crescita e sicuramente bloccare anche la possibile fioritura. Per questo in questo video ho deciso di mostrarvi, prima di tutto, le cattleya che sono in questo substrato più o meno della primavera. Hanno fatto una bellissima fioritura e la nuova vegetazione ha raggiunto la maturità e si sta preparando anche lei alla fioritura. Come vedete, ha preparato qui la spada floreale. Anche la Cattleya lodigesi ha fatto una bellissima stagione vegetativa e anche lei sta preparando la spada per la fioritura del prossimo anno. Le ho bagnate davvero abbondantemente per tutta l'estate e il substrato, naturalmente, essendo composto di inerti, non si è assolutamente deteriorato. Questo vuol dire che avremo necessità di svasare la pianta soltanto in cui dovessimo effettivamente notare un'esigenza dovuta a problemi di marciume radicale o di infestazioni di parassiti. Trovo che questo tipo di substrato sia anche estremamente sostenibile, risparmiamo la spesa e produciamo molti meno rifiuti rispetto a quando andiamo a rinvasare tutte le nostre Phalaenopsis. Io ho tutte le Phalaenopsis in bark e quando vado a rinvasare faccio veramente tanti sacchettini di spazzatura compostabile, perché comunque sono pezzettini di legno, ma il bark ha anche un costo abbastanza importante, soprattutto se acquistiamo l'orchiata, se acquistiamo quel bark neozelandese che ha una durata maggiore perché dura circa 3 anni, ma comunque dover rinvasare completamente una collezione di orchidee di circa 400 orchidee come la mia diventa una spesa, un impegno in termini di tempo e si producono tanti rifiuti. È un po' un tipo di substrato che una volta che tolgo dalle orchidee non posso riutilizzare in nessun modo neanche per altri tipi di piante, perché un bark che si è deteriorato e che sta formando delle piccole muffe non può essere riutilizzato per nessuna pianta, neanche per la pacciamatura del giardino. È comunque un materiale che ormai ha fatto la sua vita, che si sta decomponendo e che deve essere cestinato. All'interno di questo substrato c'è anche il carbone. Il carbone, abbiamo detto, va bene anche quello del barbecue e viene utilizzato principalmente perché è efficace contro il marciume radicale, quindi scoraggia un pochino la crescita e la diffusione di funghi a livello radicale. Come si fa a rinvasare un'orchidea in inerti? Se dobbiamo farlo perché il vaso è diventato troppo piccolo, possiamo semplicemente sfilarla dal vaso, lasciar cadere un pochino il substrato che si stacca facilmente e
e rinvasarla direttamente in un altro vaso un pochino più grande. Non c'è bisogno di andare a staccare il vecchio substrato dalle radici perché, come abbiamo detto, non si deteriora, non è un substrato che si decompone con il tempo, quindi non c'è nessun problema se rimane attaccata alle radici, anzi, significa che le radici si sono avvinghiate a questo substrato, quindi è proprio ideale per loro, lo riconoscono proprio come se fosse il loro ambiente naturale. Quel po' di bark che rimane all'interno del vaso e che si deteriora è veramente poco, sono soltanto dei pezzettini, è meno del 10% del totale del substrato. Possiamo lasciarlo lì e andrà un pochino a simulare quella sorta di degrado organico che troverebbero comunque in natura. Tra l'altro, un bark un pochino deteriorato è davvero probabile che al momento del rinvaso cada via da solo perché non ha più la forza di rimanere attaccato alle radici e anche le radici non si attaccano ad un bark che è danneggiato, che è deteriorato. Sulla carta questo substrato non ha che note positive, non riesco a trovare davvero dei difetti a questo tipo di substrato, ci favorisce nell'utilizzo dei concimi perché trattiene i concimi e poi li rilascia gradualmente, ci aiuta a mantenere il substrato umido grazie alla lana di roccia ma non si deteriora come lo sfagno, ci solleva dall'incombenza di dover rinvasare spesso le nostre orchidee. Sono davvero tentata di utilizzarlo per tutte le mie orchidee e non soltanto per le Cattleya, su cui sono già sicura avere un ottimo effetto. Ho deciso quindi di fare un piccolo esperimento, in realtà era già da un pochino che pensavo agli inerti, che li stavo valutando, ma non avevo una ricetta efficace come questa qui di Viviana. Le mie opzioni quindi erano state la pillo. Ho deciso di rinvasare questo keiki di Phalaenopsis amboinensis, quindi parliamo di una botanica e non di un ibrido che notoriamente sono un pochino più accondiscendenti. Questo keiki di Phalaenopsis amboinensis era cresciuto su uno stelo, quindi aveva delle radici aeree. Ho deciso di rinvasarlo in lapillo. Ha seccato quelle che erano le radici aeree perché non si sono riadattate a vivere all'interno di un substrato, ma ne ha messe di nuove, come vedete, e la pianta ha davvero un ottimo aspetto ed è cresciuta tanto. È qui da più di un anno, quindi diciamo che è un substrato testato molto bene. Un'altra orchidea che ho in inerti è questa Phalaenopsis qui. Questo è un ibrido primario, è la Little Sister maculata per equestris. Questo ibrido primario si trova in argilla espansa, lapillo, pezzettini di carbone. Ho fatto, diciamo, un pochino un esperimento. Anche in questo caso la pianta ha radicato benissimo. Ah, dove vedete i pallini bianchi è un po' di perlite. Ha radicato veramente benissimo, è in ottime condizioni. Ha messo questo bel keiki ed è veramente sempre in fiore. Questa Phalaenopsis si trova qui da più di 2 anni ed è un substrato che ha funzionato veramente molto bene. Perché non l'ho passato subito in tutte le Phalaenopsis? È pesante. È un vasetto davvero pesante e l'idea di bagnarlo e di farlo diventare ancora più pesante mi rende poi impossibile utilizzare i miei portavaso di Ikea, quelli che sono appesi al soffitto, forse li avete visti nei vlog e nei video precedenti. Ho questi grandi portavaso di Ikea, dentro posso mettere all'incirca 4 vasi grandi come questo, questo credo che sia da 13 o 15 cm di diametro. Quindi ho questi portavasi di Ikea, metto dentro 3 o 4 vasi come questo e sono a catena, quindi ne ho 2 o 3 appesi ad uno stop del soffitto. E l'idea di metterci dei vasi così pesanti è impossibile, ho veramente paura che possa cadere, quindi questo tipo di substrato non lo avevo più preso in considerazione per via del peso.
Quindi, nonostante sia la botanica sia l'ibrido si siano trovati veramente bene in questo substrato di lapillo e di inerti, non l'ho scelto per la sostituzione del substrato di tutte le mie altre Phalaenopsis per un problema di peso. Questo substrato invece che andiamo a creare con il mix di Viviana risulta molto più leggero. La lana di roccia è leggerissima, praticamente non ha peso, penso che questo sacchettino da 2 litri sia più leggero dello sfagno, è veramente leggerissimo. Il carbone anche è molto leggero. Poi c'è un pochino di pomice che è piuttosto leggera, più leggera della pillo, e anche perché ha un volume un pochino più grande, quindi ne va di meno all'interno del vaso e il bark è abbastanza leggero. Mi sembra veramente un substrato perfetto. Infatti questo vasettino qui, rispetto a questo, peserà un terzo. Magari dopo le misure vi scrivo qui sotto la differenza in termini di peso, visto che la grandezza è praticamente uguale. Così, per curiosità, vediamo anche la differenza in termini di peso. Allora, direi che possiamo procedere al rinvaso, che ne dite? Ecco qui il substrato, parte del substrato lo stiamo preparando. Queste qui sono pomice, carbone e lana di roccia in parti uguali. Le ho messe in una cassettina, così mi sono regolata un pochino con le quantità. Qui abbiamo pomice, carbone e lana di roccia distribuite in parti uguali. Adesso andiamo ad aggiungere la famosa zeolite e il bark. Ecco qui la zeolite. Vi faccio vedere da vicino, si vedono tutti i sassolini porosi, tutta frastagliata. Adesso aggiungiamo all'incirca un 10% di zeolite e un 7% di bark. Manca solo il bark. Ed ecco qui anche la nostra piccolissima parte di bark, all'incirca un 7% di tutto quanto il substrato. Credo che così possa bastare. E andiamo a mischiare tutto. Iniziamo subito con il rinvaso della Phalaenopsis Silbelgrub per Javanica. Il substrato è veramente molto deteriorato e tante radici si sono rovinate. Ne dobbiamo andare a tagliare un bel po'. Regolo sempre tastando perché alcune radici a volte diventano scure a causa dell'accumulo di sali, ma non vuol dire che se hanno un brutto aspetto o comunque se hanno un colore scuro, non vuol dire che non funzionino.
In occasione dei rinvasi ne approfitto sempre per togliere magari pezzettini più legnosi di stelo o i residui di foglie che rimangono tra una radice e l'altra, che sono difficili da togliere quando l'orchidea è nel vasetto. Ne approfitto per pulire bene tutto quanto il fusto. Ecco qua, qualche radice è rimasta. Questo vasettino da 12 credo che sarà sufficiente per lei. Lo proviamo. Sì, mi sembra proprio di sì. Tra l'altro a questa Phalaenopsis qui piace sempre rimanere molto umida, quindi il substrato lo bagnavo spesso e si è deteriorato più velocemente rispetto ad altre orchidee che invece preferiscono rimanere un po' più asciutte. Tengo l'orchidea qui alla base del fusto in modo da non rischiare di fare danni alle foglie e alle radici. Anche un substrato che dà un'ottima stabilità. Rimettiamo il cartellino. Eccola qui, e la prima è andata. Disinfetto le forbici tra un rinvaso e l'altro, diluisco in acqua una soluzione di disinfettante ad ampio spettro, lo preferisco rispetto alla fiamma, mi sembra un sistema un pochino più sicuro e poi non devo poi freddare la forbice prima di poterla usare, quindi non so, mi sembra più pratico. Vediamo anche lei. Allora, questa qui è una Phalaenopsis che non era in ottime condizioni, una Amboinensis perbraceana. Io ho sempre un po' di problemi con gli ibridi che hanno a che fare con le Phalaenopsis braceana, Lowy. Con queste Phalaenopsis della sezione a file ho sempre un pochino di problemi e anche gli ibridi non mi vengono benissimo. Questa qui aveva una pianta madre in sofferenza, poi ha messo un keiki e adesso sto togliendo praticamente il residuo che c'era qui, il fusto. Questo qui era il fusto praticamente della pianta madre con le sue vecchie radici, lo elimino e praticamente mi rimane il keiki. E voglio provare a metterlo in questo tipo di substrato qui. Tra l'altro spesso le Phalaenopsis che hanno a che fare con la braceana amano dei substrati anche un pochino più simili a quei minerali, alle pietre, perché a volte sono delle Phalaenopsis anche litofite, le Phalaenopsis simili alla braceana.
sicuramente andrà bene per lei. È un vasettino da 6. Intanto metto le forbici a disinfettare. Tengo un pochino sollevata perché non voglio fare un rinvaso con il colletto troppo basso. Voglio, visto che è una Phalaenopsis comunque ben predisposta a marciumi, la voglio tenere abbastanza alta all'interno del vaso, mantenere la base del fusto bella arieggiata. Direi che anche la piccolina l'abbiamo sistemata. Eccola qui. Scusate, in questo video non vi sto facendo vedere delle orchidee bellissime, ma per sperimentare questo tipo di substrato, onestamente sto andando su delle Phalaenopsis non perfette e non meravigliose, a cui tengo tantissimo, perché se poi non dovesse funzionare mi dispiacerebbe perdere magari una pianta molto importante della mia collezione. Un'altra cosa importante di cui vi volevo parlare è questo piccolo saldatore che uso per fare i fori nei vasi. Vedete come ho forato tutti i lati di questo vaso per dare un migliore circolo d'aria alle orchidee. Spesso su internet vedo che consigliano di scaldare sulla fiamma le forbici oppure la punta del cacciavite, e non lo so, mi sembra una cosa veramente molto pericolosa. Questo qui per pochi euro lo potete acquistare nei negozi che vendono tanti articoli della casa, anche quelli gestiti da ragazzi cinesi, dove veramente riuscite a trovare un po' di tutto. Questo l'ho pagato, mi sembra, 4-5 euro, e si attacca alla corrente, la punta diventa calda. Questo è un saldatore per i computer, credo, per le, come si chiamano, per le schede madre. Qui ha l'interruttore, quando arriva a temperatura lo appoggiate e la plastica si fora istantaneamente ed è più sicuro secondo me. Quindi ve lo consiglio se volete forare i vostri vasetti e non riuscite a trovare quelli forati come questi qui. Vi lascio qui sotto in info box tutti i link dove potete trovare questi materiali, dove potete acquistare tutti questi materiali se avete voglia di provare questo substrato. I link sono affiliati a Amazon, quindi se voi effettuate l'acquisto a me arriva una piccola commissione da parte di Amazon, ma il prezzo per voi rimane lo stesso, quindi se avrete voglia di supportarmi tramite l'acquisto attraverso i link vi ringrazio di cuore. E io come sempre vi ringrazio per aver guardato il video, per essere arrivati fin qui. Vi auguro con il cuore buona coltivazione. Ci vediamo presto, la prossima settimana, con un altro video. Ciao ciao!